tuo fa l'americano, americano, americano. Senta a me chi do fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball. Buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento The Best Sandwich d'Italia in un panino. Siamo al primo quarto di finale. Questa sera andremo a vedere una sfida che vede protagonisti quattro concorrenti. Le regioni sono quelle del centro Italia, in particolare Toscana, Umbria, Marche, Lazio per quanto riguarda il panino italiano, e poi andremo a conoscere anche la creatività nei panini che poi avremo modo di vedere nella seconda fase. Presentiamo la giuria: Sergio Lucchetta, presidente del consorzio Pordenone Turismo, una new entry, Lorenzo Cardin, giornalista pubblicista, è ritornata Omaira Abrami, giudice di analisi sensoriale, e un'altra new entry, Salvatore Sapienza, chef del ristorante Giardino Mediterraneo di Legnano Sabbiadoro. Andiamo a conoscere il primo concorrente che si sfida nel primo quarto di finale, Federico Madon del Liverpool Pub di Trieste. Salve, vieni buongiorno. Federico. Siamo un pub che comunque si dirama in... proponiamo un diverso ambiente di cibo, nel senso parliamo da piatti, comunque piatti semplici, proponiamo una cucina abbastanza semplice, di principio ovviamente i panini, però comunque usiamo far tagliate, filetti, cerchiamo di variare un po', comunque rimanendo nella semplicità della cucina, quindi non cerchiamo una cucina complicata, più la cucina base casalinga, però esposta bene, comunque panini li con fai un certo tu? Affetto, sì, con un certo affetto per i clienti, diciamo. Ok. Se sia più una, sì, un punto di incontro. Ho scelto pochi ingredienti ma essenziali, diciamo. Non ho voluto diramare per cercare salce o nuovi prodotti da aggiungere, perché mi sembrava abbastanza, essendo un panino in sé semplice, comunque salame, formaggio, un panino base, non aveva senso andarlo a complicare, magari togliendo il gusto al tartufo o rovinarlo soltanto per far scena magari e creare qualcosa di nuovo. Allora, la semplicità è una ciabattina di patate, intanto il pane, e poi hai scelto puntarelle romane della regione Lazio, poi che cosa hai scelto? Poi ho scelto il ciauscolo, che dalle Marche. Sì, esatto. E infine abbiamo le acciotte al tartufo. Umbria. Sì. Le puntarelle come le hai preparate? Sono crude? Le puntarelle sono... gli ho messo un pizzico di peperoncino e le ho fatte soffriggere nell'olio per dargli un po' di croccantezza, appunto. Abbiamo cercato e non abbiamo mai trovato prodotti simili. Questo quindi... significa che tu questo panino non l'hai provato? Sì, l'ho provato con prodotti simili, diciamo. Simili. Non gli stessi, però. Okay. Diciamo che questa è una qualità comunque superiore, essendo ricercati. Sono sicuramente prodotti tradizionali particolarissimi. Sì, particolarissimi. Quindi non puoi dire di aver fatto un panino simile, puoi dire che, perché un panino simile vuol dire che hai fatto salame, formaggio e verdura. Ecco, qua il ciauscolo è un qualcosa di particolare, la caciotta al tartufo non parliamone, le puntarelle romane lo stesso, danno un amaro, danno strabe qui. Quindi tu sicuramente hai... tenti di fare un panino, ma non dirmi che è un panino che hai provato con un panino simile. Non c'è stato un grosso riscontro di studio, a mio parere. Chiaro. E due cose un po' da rimarcare più delle altre: il formaggio cotto, un formaggio fresco passato in piastra, magari più alto forse, allora poteva avere una consistenza che giustificava il passaggio in piastra, no? L'altra cosa, il sbucciare il salame prima di metterlo. Sì. No? No. Ah, ok. Poi io trovo. Ok, no, scappare. Scusa, e sì, anche sì. La puntarella, okay. non gli hai reso, secondo me, giustizia, cioè erano poche rispetto al ripieno del panino. Il
secondo concorrente Luca Sacilotto del posto di Folladore, Pordenone. Vieni Luca. Buongiorno. Beh, il locale in centro Pordenone con questa nostra offerta sempre a tutto tondo, dolce, salata, dalla colazione all'aperitivo. E i panini? I panini anche loro c'entrano, hanno una loro collocazione con delle proposte che alcune vengono anche estrapolate da quello che facciamo qui e bene, dalle prove. Allora andiamo subito a vederti al lavoro con il tuo panino che hai voluto chiamare centro proprio centro. Perché sì, fa riferimento al centro Italia. Esattamente, e centro anche perché ho selezionato... Tutti gli ingredienti? No, non tutti. Però li ho triangolati, c'è la Toscana, ci sono le Marche, il Lazio e quindi adesso speriamo di fare centro. Luca, una domanda, la scelta di sbollentare la puntarella, perché che senso ha? Perché... volevo che comunque fosse cotta, non troppo croccante, e per fissarmi il colore, che tendenzialmente se no mi si... quando riuscivo a cucinarle quindi diventava scura. Okay. Tu hai scelto di abbinarlo con un vernaccia Mugnaini San Gimignano. Sì. Come mai? Perché ritengo che come tipo di vino potesse stare bene, che si armonizzava con col formaggio che era qui presente, con certe note anche sapide che aveva. Cos'è questa? La purea di cime di rapa. Ah, okay. Spadellate anch'esse con un po' d'olio e aglio. Allora, Sergio. Giusto mettere a parte quella salsa, perché se fosse stata messa nel panino sarebbe stata troppa, quindi l'equilibrio che nel panino con la salsa va bene. Il panino mi piace, è abbastanza succulento. Avrei curato un po' di più il pane è rimasto abbastanza molle, abbastanza, quindi se fosse stato un pochino più croccante il panino l'avrei mangiato più volentieri, però secondo me gli abbinamenti ci stanno. Il terzo concorrente è Giancarlo Iurlaro della birreria Dolomiti di Casarsa della Delizia. Vieni Giancarlo. Anche tu ritorni a Pala Gourmet. Buongiorno. Io sono uno dei titolari della birreria Dolomiti di Casarsa. Abbiamo tre punti di forza, che è la carne alla griglia, la pizzeria e tutta la parte della paninoteca. Il pecorino di Pienza. Pienza, il ciauscolo e le puntarelle. E poi tu ci aggiungi una marmellata di pomodori e peperoncino. Ho fatto una marmellata di pomodori rossi e ci ho messo un pochettino di peperoncino per esaltare di più il piccante del pecorino. Tu hai scelto il Gran Bruno Castello di Radda della Toscana. Tu l'hai provato? Sì, l'ho Come provato. Come mai hai scelto questo vino? L'ho scelto perché comunque è un vino abbastanza morbido, corposo. Mi va un attimino a calmare, diciamo, la piccantezza della marmellata e del formaggio. Perché la marmellata? Perché mangiando il panino solo con quei tre ingredienti... era buono, però ho voluto comunque mettere un qualcosa di mio.
molto molto buono. E, l'abbinamento col vino azzeccatissimo. Grazie. E, mi è piaciuto molto questo dolce che si sentiva. Forse, se proprio devo trovare il pelo nell'uovo, era magari un pochettino troppo, cioè un po' di meno, giusto la spolverata, però ci sta benissimo. E si sentono bene tutti gli ingredienti, quindi ottimo. Grazie. Bene, guarda che le donne trovano sempre il pelo nell'uovo, quindi va bene così. Solo una precisazione, confermo quanto ho detto, ma soprattutto sulla marmellata, eccessivamente dolce. Ah. Tu a ballo rock e rolla, tu gioca a baseball, mei sorda. Quarto concorrente, una donna, arriva da Caorle, Claudia Comin del Sottovento. Vieni Claudia. Lungomare, scogliera, vista mare, un bellissimo posto aperto tutto l'anno. Facciamo snack, facciamo hamburger, piatti freddi, adesso ci stiamo specializzando sull'hamburger, pollo e manzo. E niente, vino, birra. Abbiamo un periodo, in un periodo abbiamo la Guinness, un periodo altre birre speciali da provare anche in bottiglia. Immagino che non conoscessi il ciauscolo e il pecorino di Pienza. No, conosco il pecorino, conosco il salame in generale, ma no, il ciauscolo no, sono dovuta andare a documentarmi in internet. E quindi una volta assaggiato, che sensazioni ti ha dato? Molto casereccio, una sensazione golosa, mi piace, volevo usarlo anche crudo, però poi ho letto che si può usare anche per fare delle pasta asciutte, come la salsiccia, tipo sbriciolato, ho provato a fare degli hamburger, delle salsicce più che hamburger. Allora, tu hai scelto come vino l'abbinamento il Vernaccia Mugnaini San Gimignano, che è qui. Mm-hmm. Sì. L'hai provato proprio l'abbinamento? No, a dire la verità non l'ho assaggiato, ma ho letto. Mi sono un po' documentata. Ah, ok. Sta bene perché secondo me dà un po' di equilibrio al piatto. Allora, la mia non è una domanda, ma volevo solo dire, così interessante sapere, che la Vernaccia di San Gimignano è stato il primo vino italiano ad avere la DOC, la denominazione di origine controllata, nel 1966. Tu sei abituata a lavorare in mini spazi, che vedo che sei tutta concentrata lì. Sì, esatto. No? Anche perché potresti togliere il piave, cioè no. Esatto. Molto molto. Si vede che in spiaggia è tutto stretto, no? Basta essere organizzati, si riesce a lavorare dappertutto. Ok. Allora, carissima, anche a te, complimenti intanto per tutto l'impegno con questi chiaramente ingredienti non usuali dalle nostre parti, che invece in Centro Italia sono molto usuali. Una piccola critica, appunto, bisognava forse provare meglio l'effetto del ciauscolo sulla piastra, cioè la tecnica di cottura o riscaldamento, anche perché essendo molto sapido come prodotto di suo, col calore aumenti ancora la sapidità. E poi abbiamo il pecorino che di suo ce l'ha perché è invecchiato, quindi forse calcolare meglio i contrasti e gli equilibri del panino sarebbe stato. È arrivato il momento del quiz, raggiungo Mariella Trimboli, direttrice di Top. Buonasera, ciao. Buonasera, anche i nostri concorrenti ci hanno raggiunto e sono pronti per il quiz legato ai prodotti del Centro Italia. Parliamo di pecorino di Pienza e vorrei sapere qual è il tempo minimo di stagionatura in barrique del pecorino di Pienza. 90 giorni, 45 giorni, 110 giorni, 60 giorni, 75 giorni. Chi si prenota? 90. Bravo, corretto. Ha studiato Giancarlo. 2 punti in più. Bene. Bravo. Bene.
Allora, ricordiamo Top in edicola. Sì, vorrei ricordare a chi mi ha contattato che Top si trova in edicola. Se non è esposto sul banco, vi prego di chiederlo, perché comunque è disponibile in vendita sia in Friuli Venezia Giulia che in Veneto. Grazie Mariella, ci vediamo tra poco. Grazie. Per l'altro quiz. Ed ora andiamo a conoscere la classifica dei panini italiani. Al quarto posto con 118 punti Federico Madon del Liverpool Pub. Terzo posto con 151 punti Claudia Comin del Sottovento Caorle. Secondo posto con 156 punti Luca Sacilotto, il posto di Folador Pordenone. Primo posto con 191 punti Giancarlo Iurlaro della birreria Dolomiti. Ed ora andiamo a conoscere i panini creativi. Il primo è proposto da Federico Madon del Liverpool Pub di Trieste. Vieni Federico. Allora, azzardo nel calcio perché abbiamo portato alcuni prodotti che sono, diciamo, originari del calcio. Quali il formaggio Yamar, ho fatto una fonduta. Ed un formaggio che col passare degli anni, Yamar appunto significa grotta, poiché viene una stagionatura di 8 mesi all'interno di una grotta nascosta per il calcio. Diciamo la mia città, appunto, volevo portare un minimo del nome di Trieste o comunque dintorni, e penso che era il modo più giusto per farlo questo. In questo caso voglio farlo al sangue, perché ci tengo che al morso non rimanga un pezzo di carne che si stacchi e quindi entra in bocca, ma lasciando metà panino magari senza carne, quindi piuttosto che sia bella al sangue ma buona proprio da gustare. Ho deciso di bucare il pane in modo tale da non dare troppa, di non mettere troppa mollica e di permettere al formaggio comunque di cadere dentro e non metterlo in contatto con le patate, perché poi sarebbe diventato comunque l'effetto crostoloso delle patate, con un formaggio non avrebbe reso. La birra, la Dolomiti, la non filtrata. Tu sei la non filtrata, sì, ho scelto un gusto il più semplice, siamo andati proprio ad assaggiarle queste, al contrario dei vini, che non potevamo perché non li abbiamo trovati, mentre queste hanno aperto da poco un pub che si chiama delle Dolomiti a Trieste, quindi siamo riusciti ad andare a assaggiare e a decidere qual era il migliore. Rimango con la bocca aperta, nel senso che c'è qualcosa di molto, molto, molto forte. Lo Yamar è sicuramente un formaggio molto, molto importante. La rucola, secondo me, quel pesto che hai fatto di rucola, anche questo è molto, molto potente. Quasi, quasi mi sparisce il filetto. Cioè, con questi gusti sotto e sopra, la carne un po' tende a sparire, non la sento. È sicuramente succulento, è sicuramente grasso come panino, però c'ho questa sensazione di forte e di invadenza, ecco, dello Yamar e della rucola. Il panino creativo proposto da Luca Sacilotto del posto di Folador Pordenone. Luca, eccoti qua. Tu ci prepari un bell'orto d'inverno. Sì, ecco. Allora, per questo panino abbiamo pensato di fare una versione vegetariana. Allora, abbiamo scelto un pane multicereale con un'aggiunta di rapa rossa, quindi risultato leggermente rosato. Poi abbiamo creato un burger, sì, con verdure di stagione, quindi c'è il sedano rapa, la zucca, le lenticchie, le puntarelle che ripropongo e abbiamo aggiunto un po' di formaggio per dargli così un po' più di spinta. Hai abbinato una birra, la Dolomiti non filtrata. Sì.
scelto una birra che avesse anche dei profumi, perché il panino è abbastanza dolce, che appunto il formaggio aiuta un po' a esaltare i sapori. La richiesta di panini vegetariani c'è nel vostro locale? Beh, c'è una richiesta in generale di un prodotto vegetariano, anche nel panino, diciamo che si riesce anche a fare delle verdure grigliate, però per creare qualcosa di un po' più bisogna un po' lavorarci. Questo panino quanto lo venderesti? Beh, dipende, se uno vuole essere una proposta così di incentivante, uno può venderselo a 4 euro, voglio dire, per promozionale, però il lavoro che c'è dietro sì, bisognerebbe farlo pagare di più. Quindi mettiamo un prezzo, va? No, potrebbe attestarsi poco meno di un panino farcito con un salume, con una carne, attorno a 6,50, 7 euro. Credo di esprimere anche il parere dei miei colleghi, un panino molto equilibrato. Grazie. In tutti i sensi, veramente ben presentato, anche la birra ha avuto questo abbinamento perfetto, quindi complimenti. Grazie. Tu a ballo rock and roll, tu gioca pesa bolla, mei sorte. Pronti per conoscere il prossimo panino creativo proposto da Giancarlo Iurlaro della birreria Dolomiti di Casarsa? Vieni Giancarlo! Dolomiti sandwich, dico bene? Sì, ho usato un formaggio della latteria Visinale. La cipolla rossa, come l'hai fatta? È al naturale, è cruda, è cotta? Al naturale, cruda. Cruda. Tenuta un po' in acqua perché ho proprio cruda, affettata e basta. No, affettata e basta, con la affettatrice è molto sottile. Sei cattivo, eh? Abbinamento con la Dolomitila rossa. Come mai hai scelto la Dolomitila rossa? Ho scelto la Dolomiti rossa perché comunque è un panino abbastanza corposo, perché c'ha l'uovo che comunque è importante, c'ha il formaggio, la salsa, quindi ho voluto abbinare una birra che me lo sostenga bene. Sì. Costo del panino? 2,20 euro, 2,30 euro. Ho visto che hai messo prodotti tipici del nostro territorio, quindi Sauris e Visinale. Sì. Ci avevi pensato la cipolla di Cavasso per caso? Sì, ci ho pensato. Solo che era un ingrediente un po' difficile da trovare, sì, e quindi l'ho sostituita con la cipolla rossa di Tropea. Ok. Buono, nel complesso buono, armonico comunque. Complimenti per il pane perché è buonissimo. Grazie. Meraviglioso, veramente complimenti. E, forse secondo me si poteva anche fare a meno di mettere la cipolla, poteva anche essere una soluzione. Comunque nel complesso bene, e anche l'abbinamento con la birra. Grazie. Da quel fruttato buono. Io sono amante della cipolla, però comunque se la lasci un po' a bagno la addolcisci un po'. Il quarto panino creativo è quello proposto da Claudia Comin del Sottovento di Caorle. Vieni Claudia. Buongiorno di nuovo. Allora, intanto si chiama Squilla Mantis. Squilla Mantis.
Cicala di mare, in latino. Tutta, sei tutta marina. Mi diceva mio vero? Zio. Nero di seppia, miglio mai soffiato. Fare cicale di mare, sedano, rapa, melograno, finocchio, zenzero, aglio, salsa di soia, peperoncino, lime, salsa di pesce. Sì, sembrano tante cose, poi alla fine... Allora, quanto costa questo panino intanto? Siamo giusti, in questo periodo ci stiamo dentro ai 3,50 euro di food cost, perché la cannocchia costa adesso il suo periodo, quindi sì, la troviamo, io l'ho trovata a 8 euro al chilo, però ho anche tante amicizie. Ah, ecco, no, gli amici? No, magari non la, la cannocchia grande, però il canocino, lo chiamiamo noi, quello più piccolo, si trova comunque a meno e va benissimo anche per il panino. Un panino marino che tu abbini ad una birra Dolomiti La Pils, questa. Come mai? Com'è questa scelta? Per non... è un panino abbastanza delicato. Quindi volevi anche una birra delicata? Sì, non volevo esagerare. Ci sarebbe stata bene anche una birra bianca. Oh, se ci fosse qua un mio amico e collega direbbe, ah, sì, direbbe. Sì. Ma scusa, cosa ci fai, cosa sentiamo noi? Qual è l'esplosione di gusti che noi abbiamo col tuo panino? Sì. L'emozione. Ma visto che non c'è, poi anche non risponde. Ecco. Lo salutiamo. Ciao Pietro. Glielo diremo dopo averlo assaggiato. Bene Claudia, allora, l'idea è assolutamente innovativa, interessante, come hai detto tu, il fatto di mettere le canocce dentro un panino e anche il pane ha un suo perché, secondo me è un pelo troppo croccante risultato, sì, alla, sì, sì, alla degustazione, no? Però vuol dire, cioè, l'unica cosa che devo purtroppo sottolineare è che nell'insieme si è persa la canoccia. Ah. E questo è un peccato, perché veramente c'era anche come idea, quando lo spiegavi, quando ho letto gli ingredienti, da un punto di vista mentale c'era un'ampia disponibilità d'animo da parte mia, proprio per questa spinta di innovazione che comunque non dovete mai smettere di avere nella testa, soprattutto voi che siete giovani. Però io credo che bisogna in qualche maniera riequilibrare un po' il tutto per far uscire, credo, un prodotto eccellente. Quindi, a mio avviso, bisogna rivederlo. Ed ora andiamo a conoscere il vincitore del contest nel contest lanciato da Filoves Banca. Eccoci qui Alexis, siamo ritornati a San Vito al Tagliamento, siamo nella sede della filiale di Filoves Banca di Via del Progresso, con me c'è Marco Toffolon di Via Vai Caffè e Andrea Trevisanut, rappresentante della filiale in questo caso. Marco ha vinto un panino estremamente particolare, rosso con il suo colore, forse questo ha attirato l'attenzione dei nostri visitatori sulla pagina Filoves Magazine. Sì, effettivamente quello lì è stato un colpo d'occhio e automaticamente quello che lui faceva anche in attività. E niente, ringrazio tutti quanti i clienti che miei sponsor che ci seguono, grazie ancora, grazie a Filoves Banca, e siamo qua ancora per poter andare avanti nel contest. Andrea, un legame speciale ci unisce a Marco perché lui è il nostro cliente. Marco è un nostro cliente storico ed è un piacere oggi omaggiarlo di questo regalo, e fa piacere soprattutto che i nostri clienti credano non solo in quello che fanno, che è la cosa principale, ma che siano i nostri partner a 360 gradi, per cui quale occasione meglio di quella odierna per festeggiare un nostro cliente.
Bene, procediamo alla consegna della busta e mentre Andrea consegna a Marco il premio di giornata, ricordo che adesso partiamo con la parte ulteriore, quella finale del contest, con un in palio un premio ancora più importante. Tutti i concorrenti vedranno ritornare in gara i propri panini e ci sarà una sfida a colpi di like sulla pagina Free Rovers Magazine di Free Rovers Banca e mi raccomando, state collegati e votate il panino che preferite. Raggiungo nuovamente Mariella Trimboli, direttrice di Top. Questa volta il quiz è legato ai vini, vero? Sì, e questa volta in tema di vini passiti. Parliamo di Ramandolo. Il Ramandolo è un vino ottenuto dalle uve di Verduzzo Friulano che localmente viene denominato Verduzzo Dorato, Verduzzo Dolce, Verduzzo Giallo, Verduzzo Amabile, Oro di Ramandolo. In teoria Verduzzo Giallo. In teoria. Esatto. E anche in pratica, giallo. Giusto. Bene, risposta esatta, quindi due punti in più per Federico. Il vino deve essere ottenuto per il 100% dalle uve di vitigno Verduzzo Friulano, localmente denominato Verduzzo Giallo. Basta. Bene, io ringrazio Mariella Trimboli, ci vediamo alla prossima puntata. Grazie Alexis, buona serata. Siamo pronti per conoscere chi passa in semifinale. 2 su 4. Siete in tensione? Siete tranquilli? Tu, Federico? Tranquillo. Bene, allora, quindi questa volta andiamo a indicare i due, il primo e il secondo posto. Oggi si è classificato secondo con 354 punti. Luca Sacilotto, il posto di Folador, quindi passa in semifinale. Bravo. Al primo posto con 389 punti Giancarlo Iurlaro, Birreria Dolomiti. Passate voi due in semifinale. Sergio, com'è andata questa gara? È andata bene. Una raccomandazione. Noi è come se fossimo dei clienti. L'ho detto tantissime volte, ma continuo a ripeterlo. Il cliente si accorge quando uno improvvisa al momento, quindi bisogna studiare sui prodotti, bisogna conoscerli, perché i clienti sempre di più chiederanno, sempre di più sono informati e sempre di più chiederanno, quindi sta a noi essere dietro il banco ed essere assolutamente preparati. Dopodiché bravi però, perché c'è stato l'impegno, c'è stata una ricerca, ci sono stati dei prodotti nuovi. Io faccio i complimenti a Pala Gourmet perché i prodotti che sono stati trovati sono prodotti assolutamente importanti e fondamentali nella cucina italiana, quindi probabilmente i prodotti vanno rispettati un po' di più. Quando si parla di un formaggio assolutamente importante e viene fatta una crema, un po' mi preoccupa la cosa. Il formaggio viene fatto in un certo modo, la crema lo trasforma. Quindi in tutti i casi, quando viene il formaggio viene scaldato, tende ad essere rovinato o comunque tende a cambiare. Dopodiché però bravi lo stesso, chi ha perso qui oggi è stata solo che ha perso in una competizione, continuate nella vostra ricerca e avrete successo nel vostro lavoro. Un ultimo ringraziamento ai giurati nuovi, come tutte le volte abbiamo giurati nuovi, non è facile adeguarsi e livellarsi alla nostra, così a chi sono anni che continua a fare questi giudizi, quindi grazie e complimenti a loro. Grazie a tutti e complimenti a Sergio, sempre preciso e puntuale. Grazie a voi ragazzi, quindi Luca e Giancarlo ci vediamo in semifinale. Voi continuate a farvi votare nella pagina Facebook di Free Lovers Banca per il contest nel contest, quindi Free Lovers Magazine. Grazie alla giuria, grazie a Tommaso Ravo qui con me e grazie a voi per l'attenzione. Ci vediamo come sempre ogni sabato in prima serata su Tele Friuli. The Best Sandwich, l'Italia in un panino. Tuo fa l'americano, americano, americano, sienta me chi don fa fa. Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca pesa bolla, mi sorgi.